Ciao ragazzi, bentornati. È un po' di tempo che non dedico una giornata intera alla pesca e in particolare a un obiettivo ben preciso. Le pescate che ho fatto ultimamente sono state tutte molto poco programmate, poco prevedibili e dove comunque sia il clima, le piogge, eccetera, hanno indirizzato un po' la pescata in determinati modi. E purtroppo ci ho potuto far ben poco, anche se sono andate nel complesso abbastanza bene, però era tanto che non mi mettevo in testa un obiettivo e dire ok, voglio fare questo per tutto il giorno, voglio seguire questa serie di procedimenti per raggiungere un obiettivo. Questo è quello che farò oggi, a maggior ragione perché mi sono arrivate le nuove palline della Monster, quelle che tra pochi giorni usciranno ufficialmente, sono delle palline clamorose. E proprio per questo le voglio mettere alla prova. Come sapete, io non amo la pasturazione preventiva, ma a maggior ragione per farvi vedere l'attrattività paurosa di queste palline, ho deciso di venire in un piccolo fiume con la possibilità di spostarmi, perché chiaramente non avendo fatto pasturazione preventiva bisogna anche che cerchi la maniera di trovare dove il pesce staziona e utilizzando le palline semplici, senza retine, senza sacchettini, ma semplicemente le palline, pop-up, bilanciate, hard, quello che sono, con solamente come diciamo attrattività in più il suo liquid food e la pasta da mettere intorno all'innesco, intorno al piombo, come più preferite. Non ve ne parlo ora, ve ne parlo dopo della pallina dandovi un po' di specifiche tecniche. Intanto vi spiego bene o male come voglio organizzare questa giornata. Mi voglio spostare, a prescindere da fare o non fare pesci. Quindi sono venuto molto leggero, mi sono portato una 7 piedi e due 6 piedi, in modo tale che se vedo che c'è un po' di attività posso mettere giù due canne e stare un po' di più. Se invece magari vedo che l'attività è minore, magari butto giù una canna sola, sto un pochino, guardo se ottengo dei risultati e poi mi sposto. Purtroppo non ho laghi a disposizione in queste zone vicino a dove abito, ho solamente fiumi, però ci sono, vi assicuro, dei pesci molto interessanti, spero di farveli vedere. E basta, vi spiego tutto dopo, intanto metto giù la roba e cominciamo. Comodissimo, però ci proviamo. C'è anche molta mota. Volete vedere come si fa a cadere e farsi male? Allora, ahi, ci sono anche delle spine veramente importanti. Allora, mi sto attaccando a una canna di bambù. Se vedete delle riprese mosse io che rotolo in acqua, è perché la canna di bambù si è staccata. Sono rimasto agganciato qui, ok. Forse ci sono, ragazzi. Allora, come vedete è una posta molto poco comoda, però c'è lo spazio necessario per provare a mettere in pesca due cannette, due sei piedi e vedere un po' cosa succede. Appoggiamo intanto questa qua, in modo tale che non si rompa. Ok, mettiamoci in pesca. Allora, oggi pescherò in due modi. Cercherò di variarne in realtà a seconda dei posti, pescherò in maniere diverse, però diciamo che tendenzialmente voglio provare tutta la linea e quindi pescherò
ora in questo ambiente qua pescherò così con una pop-up della nuova linea che vi dicevo prima, le Krilla, e dopodiché sull'altra canna invece metterò una bilanciata. Questa la lascerò così, semplice, perché vi assicuro che già così manda un odore allucinante. L'altra invece proverò, è una bilanciata, proverò a contornarla con la pasta che è questa. Vi faccio vedere. Questa è, sono le hard, scusate, hard bilanciate, mi ero dimenticato. E questo è il solid dip, quindi lo avvolgerò intorno alla pallina e poi voglio provare anche a inzupparla prima di lanciarla nel liquid food, che altro non è che lo stesso, la stessa parte liquida che va all'interno delle palline stesse. E vediamo cosa succede. Vi faccio vedere come viene fuori, se esce. Una bella bomba, direi. Polpetta al sugo. Proverò a sfruttare un po' questo. Come vedete, non è che possa fare dei lanci molto lontani perché sono abbastanza chiuso. Quindi sfrutterò semplicemente i canneti sperando che vi sia presenza di pesce, quindi lancerò una canna proprio sotto a quel canneto là, se riesco. Ecco, e questa con la pop-up la lasciamo così, senza neanche toccarla. Oggi è praticamente sicuro che cadrò in acqua, io ve lo dico già. Partita. Quella bilanciata con la pasta e il liquid food, e vi dirò, tirucchia, o magari è piccola, però tirucchia. Vediamo, ovviamente si è andata a incastrare sull'altra canna. Vediamo se la tiriamo via lo stesso. Non sembra male, ragazzi, io ve lo dico. Mi sembra un pesciaccio. Ma intanto vediamo di riuscire a portarla a guadino, perché non è facile, a prescindere dalle dimensioni, perché purtroppo sono un po' di incagli. Ora il peso del pesce dovrebbe riuscire a certo, devo sperare che ora quella canna di bambù che si è fermata lì non mi tagli il filo, vediamo. Intanto si è disincagliata, uscita, altrimenti in spazi stretti sono sempre abbastanza difficili. Con queste canne un po' si riesce a fare, però chiaramente
Sembra un bel pesciotto, ragazzi. Questa cosa gioca a mio favore. La canna di bambù si è spezzata. Quindi ora ce l'ho già più vicina. Arriva. Sentite come scricchiola il mulinello. Allora, non è enorme a vederla così, però. Però è un bel pescetto. Comincia a essere, insomma, vi ripeto, siamo in un ambiente piccolo, piccolo fiume, e quindi ovviamente. Comunque, intanto pensiamo a portarla dentro il guadino, poi vediamo. Le dimensioni sono secondarie in questo caso. Era tanto e non facevo un combattimento così divertente. Si sta incestando in qualsiasi arbusto, ramo, canna che c'è. Ora, tanti di voi sicuramente penseranno: stringi la frizione. A parte, vi assicuro, questo non è un quick drag, questo mulinello, quindi la frizione è già abbastanza stretta, ma con le canne così corte, sto pescando con un fluorocarbon del 35, quindi vi assicuro che io più di tanto non posso stringere, perché rischierei che una ripartenza o troppo attrito su una canna di bambù o altro, rischierei di strappare il pesce, e ovviamente noi non vogliamo strappare il pesce, quindi la frizione la tengo apposta un po' più lenta, in modo tale che il pesce sia libero di stancarsi. Bella incazzata, ragazzi. Ah, no, è un bel pesce. Ah, cazzo, altro che. Pensavo che fosse. Era vadinato insieme a lei. Pensavo che fosse più piccola, minchia. Invece no. È un gran bel pesce. Nel guadino. Allora, questa carpa qui, ragazzi, se non è più di 10 kg, ci si avvicina. Ora metto giù tutto, la porto su in sicurezza e gli faccio foto e video. È stato un combattimento, vi assicuro, molto faticoso. Pesce molto forte, una buonissima taglia, e che dire, ovviamente non c'ho tanto da dire, se non che in primis le nuove esche, come mi diceva Alberto, sono paurose, perché lui mi aveva assicurato, se c'è un bel pesce, un pesce di dimensioni interessanti che passa di lì, la mangia. Eccola qui, sono le 10:50, quindi abbiamo leggermente sforato rispetto all'orario in cui avevo detto che sarei andato via, perché avevo detto le 10:30, ma se contate il combattimento siamo lì, quindi entro all'incirca 2 ore è partita. E vi ripeto, non sarà sicuramente un pesce enorme, ma per l'ambiente che è, per il poco tempo che ho impiegato in pesca senza pasturazione preventiva, ragazzi, una bomba. Ve la faccio vedere e poi scatto un po' di foto, perché sicuramente non è un pesce che qua si prende tutti i giorni, e poi la rilascio. La bagno un po', perché
po' appiccicosa. Ancora ce n'ha, di energie. È stanca, ma non completamente. Ha la pinna dorsale molto consumata, molto mangiata, quindi presumo che sia anche un pesce che ha qualche anno e un pesce che sicuramente qui non ci sono grossi predatori, quindi è un pesce che probabilmente ha risentito un po' del dover mangiare in ambienti molto stretti, canneti e così via. Vi faccio vedere anche l'altro lato. Veramente è veramente un bel pesce, ragazzi. Che dire? Risultato pienamente ottenuto. Bella, niente da dire. Foto, rilascio e probabilmente credo che mi sposterò adesso. Eccola. E ci saluta. Bello, bello, bello ragazzi, niente da dire. Ok, ripartiamo. Scusate l'inquadratura, ma è quella che è. Ho appoggiato la macchina sul seggiolino e... Allora, i più... scusate anche il sudore, ma fa caldo oggi. Dicevo che i più malfidati penseranno: ma ti sposti dopo aver fatto un pesce del genere? Sì, perché? Mi sposto per due motivi. Il primo motivo è che comunque non c'è un'attività chissà che, ok? Questo sicuramente era un pesce di passaggio o marginale a un branco, perché comunque sia io non ho visto chissà che movimento, d'accordo? Oltretutto aggiungerei anche che se io ora mi rimetto in pesca, dopo comunque sia il combattimento eccetera, impiegherei veramente tanto tempo prima di riuscire a prendere un altro pesce, perché comunque ho fatto confusione e quindi il pesce si è allontanato, quello che magari poteva essere lì nei dintorni. Di conseguenza non ho un mese a disposizione, ma ho una giornata, quindi preferisco spostarmi, andare in un fiume un po' più grande, una portata maggiore. Ci passerò più ore, primo perché non è semplice quando un fiume comunque sia ha delle dimensioni un po' più grosse, non è che, a meno che non trovi per fortuna il punto dove passa in quel momento, non è così semplice riuscire a fare una partenza in breve tempo. E secondo perché magari, essendo un ambiente più grande, riuscendo a pescare in zone un po' più diverse, potrei riuscire a fare anche qualche partenza in più. Quindi posso tranquillamente rimanerci per mezza giornata e vedere cosa succede. Vado, avrò anche da camminare un po', quindi appena ho fatto tutto vi aggiorno. Allora, sono arrivato. Vi ho risparmiato il video del viaggio e del cammino verso qui, perché comunque ho dovuto camminare un po'. Allora, non mi aspettavo delle condizioni così buone. L'acqua è limpida, il livello è perfetto perché è sceso. Questo è un fiume che risente molto delle maree, quindi sale e scende molto rapidamente a seconda delle maree, e quando, come la settimana scorsa, ci sono situazioni in cui magari abbiamo un po' di piogge e in contemporanea l'alta marea, qui non ci peschi. Dove sono adesso è pieno d'acqua, quindi condizioni perfette. In terra è quasi asciutto, c'è un po' di fanghiglia, ma ci si sta tranquillamente, quindi credo proprio che proverò a passare il resto della giornata qua e vedere magari di fare più di un tiro. E bene o male so già dove pescare, perché ci sono già stato, quindi so già quali sono i punti dove generalmente staziona un po' il pesce. Soliti inneschi di prima, mi sono portato però una canna in più che utilizzerò come jolly. Proverò a metterci un innesco magari un po' più nascosto, ok? Quindi magari un'esca che possa insospettire il meno possibile i pesci, un po' più in un punto
marginale, senza pasturare tanto. In questo caso, rispetto a prima, mi sono portato giusto due manciate di palline, perché comunque la portata del fiume è un po' maggiore, quindi a richiamare anche un po' i pesci. E questa canna jolly la metterò in un punto magari dove penso che possa passare qualche pesce, con un'esca molto poco visibile, in modo tale da vedere se riesco a ingannare qualche pesce di taglia. Poi magari cade anche sulle altre, guardate il pesce di prima. Però diciamo che mi voglio creare un po' di possibilità in più, dato che queste giornate così capitano veramente raramente, allora ho scelto di optare per questa strategia. Monto e poi vi spiego un attimino le palline delle quali vi parlavo prima e con le quali ho fatto il pesce in precedenza. Allora, mentre aspetto che succeda qualcosa, come promesso stamani, vi spiego quali sono le palline che mi hanno convinto a fare questa pescata oggi, direi anche con dei buoni risultati per ora, e che diciamo è in uscita tra pochi giorni, verso fine febbraio, quindi ci sta che questo video esca dopo o prima, non lo so, comunque voi andate a verificare. La data ufficiale è fine febbraio all'incirca. Detto ciò, allora, in breve, intanto vi spiego di cosa si parla. È un'esca che Alberto della Monster ha studiato per essere una pallina che lavora bene sia in inverno che in estate, sia con acque calde che con acque fredde. Perché questo? Perché il base mix è, diciamo, composto da tante farine. Ovviamente dal nome si capisce, si chiamano krilla e quindi c'è all'interno un'alta percentuale di farina di krill predigerito, krill powder, quindi diciamo che è una pallina che non lascia molto all'immaginazione per quanto riguarda gli ingredienti. Però ha una bassissima percentuale di aromi. Questo perché? Perché una pallina molto carica di aromi e povera di farine può essere utile magari per chi magari fa stalking o ha bisogno di entrare in pesca velocemente, però si esaurisce l'effetto in maniera molto rapida in estate, in acqua calda. In inverno magari regge un po' di più, ma tendenzialmente comunque l'effetto finisce, si esaurisce molto velocemente. Queste invece sono fatte in modo tale che lavorino costantemente fino al nucleo, sia in inverno che in estate. E vi assicuro che nonostante la mancanza, o cioè la scarsa quantità di aromi, apri il sacchetto e hai un'esplosione di odori. Io l'ho tenuta in macchina qualche giorno e vi assicuro non ci si sta in macchina. La linea è composta un po' in maniera diversa rispetto al solito, ovvero sì, abbiamo la linea Pro, quindi le affondanti da innesco, sia del 20 che del 24, abbiamo la linea da pastura, le prebait, e che sono semplicemente un po' più scariche per far sì che magari quando uno vuole pasturare uno spot anche per lungo tempo non rischia di saturare il posto, non rischia che le carpe siano sazie, quindi che non ritornino sullo spot. In questa maniera, con queste palline, si può andare sul sicuro in qualsiasi situazione. Poi ci sono le pop-up, non devo spiegarvele, a me piacciono particolarmente perché oltre alla forte attrattività hanno anche un colore che a me piace tantissimo, questo arancione acceso che a mio avviso è di grande effetto anche a livello visivo. Poi le hard balanced hook bite, quindi sono sì bilanciate, ma restano abbastanza attaccate al fondo, però essendo alleggerite, se una carpa passa e aspira, è sicuro che si staccano dal fondo molto velocemente. A me sono molto utili perché
pesco spesso in ambienti dove c'è un fondale molto fangoso e quindi con un terminale un po' più lungo riesco a pescare comunque con un innesco, diciamo, affondante, però non sprofonda nel fango e quando una carpa ci passa vicino e aspira non ci sono problemi. In più abbiamo anche il solid dip. È una pasta, l'avete vista stamani, è una pasta da mettere dove vogliamo, si può mettere sull'innesco, si può coprire anche l'amo, si può mettere sul piombo, questo a vostra discrezione, come vi pare a voi, si scioglie in maniera molto lenta, ma comunque nell'arco di un'oretta al massimo si è sciolta completamente. E rimane intorno all'innesco in modo tale da creare uno strato attrattivo intorno all'esca. Stamani vi ho fatto vedere e adesso ve lo mostro anche meglio. Eccolo qua, questo è il liquid food. Il liquid food è composto dalla stessa parte liquida che troviamo nella linea delle palline. Quindi a livello attrattivo è una cosa allucinante a mio avviso. Secondo me cosa ha in più anche rispetto a un dip? Perché questo può essere usato sia per bagnare le palline, sia per inzuppare la pallina all'interno e poi lanciare. Non so se vi è mai capitato, ma a volte, specialmente per chi pesca a lancio, ma anche per chi pesca a delle discrete profondità, quando dippiamo una pallina, a meno che non la lasciamo in ammollo per tanto, se noi la inzuppiamo e basta e poi lanciamo, spesso o durante il lancio o durante l'affondamento dell'esca, un po' perde per strada e quindi non rimane più di tanto sul nostro innesco, mentre invece questo ha una densità molto alta in modo tale che rimanga attaccato alla pallina e noi siamo tranquilli che sul nostro innesco ci sarà sempre questa qua, finché ovviamente non si scioglie, ma una volta che è sciolto completamente avrà creato una nuvola attrattiva e uno strato sul fondo che ci permetterà di essere sicuri che se un pesce passa di lì almeno un'annusata gliela dà. Questa è la linea completa, l'effetto l'avete visto, adesso sono le 3:30, io all'incirca sono qui da 3 ore, 3 ore e mezzo, ho avuto un paio di bip, però non sembra che ci siano carpe in zona, ho visto tanti branchetti di pesciolame, eccetera. Comunque sia, detto questo, vi invito a andare a vedere sul sito di Monster Fish Baits queste nuove esche. Io vi consiglio veramente per chi come me pesca un po' in tutte le stagioni e ha bisogno di viaggiare leggero, ha bisogno di esche comunque sia che siano performanti un po' ovunque e in tutte le situazioni e in ogni condizione climatica e temperatura, ragazzi, le Krill sono qualcosa di mostruoso. Provare per credere e per qualsiasi informazione più tecnica non esitate a scriverci sui nostri canali social, a scrivere a Alberto direttamente, non ci sono problemi, noi rispondiamo sempre e diamo tutte le informazioni necessarie a chi prima dell'acquisto vuole informarsi su quest'esca. Detto questo, ora aspettiamo e speriamo che succeda qualche cos'altro, ma già sono molto soddisfatto della mattinata e della giornata in generale. Non è proprio il pesce che aspettavamo, però queste esche piacciono un po' a tutti, mi sembra. Succede pescando vicino al mare. Un muggine. È diventato un multispecies questa pescata. Carpa stamani e poi un muggine, poi una partenza di qualcosa che penso fosse un altro muggine o un cavedano, non lo so, perché si è slamato molto facilmente e ora lui. Rilasciamo anche lui. Ok, questa presumo sia una carpa,
Minchia, come tira. No. No, 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 no. No. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Come cazzo ha fatto a slamarsi? No, mi ha puntato. E niente. Anche questa è andata. Questa era una carpa, ragazzi, sicuro. Mi sembra strano se sia slamata così, ma va sicuro che questa era una carpa e sembrava anche bella. Peccato. Che palle. Come si dice, chi troppo vuole nulla stringe. Era partita anche troppo bene questa pescata, questa giornata, e si è conclusa così. Ora effettivamente lì nel punto dove sto pescando ho sentito ora che c'è un po' di sporco, effettivamente un po' di morbido, quindi ci sta che magari affondi un po' il terminale, che non riescano a mangiare bene, però insomma, per slamarsi così è dura. Siamo giunti a sera, il sole ormai è quasi del tutto andato e è stata una giornata intensa. È partita bene, ci è voluto poco per ottenere una grossa soddisfazione, grazie ovviamente alle palline di Alberto di cui vi ho parlato oggi, e poi mi sono spostato, vi dico la verità, con poche pretese, perché comunque questo è un posto dove so che non è semplicissimo fare pesci, specialmente se non c'è una pasturazione preventiva alle spalle. Ci ho provato lo stesso e c'è stato un po' di tutto. Prima il caldo, poi le temperature sono abbassate, un pochino di pioggia e pesci di disturbo che non mi aspettavo assolutamente, perché generalmente i cavedani ci può stare, però i muggini generalmente non vanno tanto a rompere le scatole, invece ho trovato le pop-up mangiate e quindi insomma il pesce di disturbo ha fatto un discreto lavoro. Ora è ripartita. Forse no. Che cazzo? No, è così. Bella giocare. Un bel noccolo anche questo, ragazzi. Non, cioè, proprio vi dico la verità, tutto mi aspettavo perché ripartisse, perché dopo che ho perso quella, cioè assolutamente non mi aspettavo che potesse ripartire, invece c'è. Spero di portarla a guadino, perché sarebbe la conclusione perfetta di questo video, sarebbe veramente la conclusione perfetta. Spero che questa entri dentro con tutto il cuore. Dai, fammi sto regalo. Ti prego, fammi sto regalo. Ti prego con tutto il cuore di farmi sto regalo, perché
Ti giro, entro nell'acqua e ti rincorro. Raga, anche questa è grossa, questa è più grossa di quella di oggi. Che giornata assurda. Che giornata assurda. Ma che cazzo di palline, scusate le parolacce, ma è l'emozione, ma che cazzo di palline ha fatto questo? Cioè, ragazzi, senza una pasturazione preventiva, senza niente, cioè così, esca e via. E così, cioè, ho rilanciato senza speranze, cioè, ho detto, vabbè, ormai la rilancio giusto per mettere la canna in acqua mentre smonto la roba. E gli ho detto, boh, e vabbè, quello che viene, viene. E invece, voglio in tutti i modi che questo pesce entri dentro il guadino, ragazzi. Non potete capire cosa, come mi sta battendo il cuore, come sto tremando. E questo è il coronamento, a parte di una soddisfazione personale, ma anche di un progetto che con Alberto stiamo portando avanti, con sacrificio, con tutto. Oh mamma, raga, grossa, merda, grossa, grossa. Quando i combattimenti si prolungano così tanto ho un po' paura, perché sembra allamata bene, ma è dentro, è dentro, sì! Sì! Ah! Che soddisfazione! Ora devo fare veloce prima che vada giù il sole a fare foto e video. Sì! Ragazzi, sto tremando. Sono felice come un bambino, non potete capire. È stata una giornata perfetta. All'ultimo secondo, avevo già rimesso la roba, stavo togliere le canne, stavo facendo il video conclusivo per raccontarvi cosa era successo e è partito sto mostro. Cioè, ragazzi, è tutto grazie a queste palline qui, perché non c'è altra spiegazione, non c'è altro da dire, veramente. E non so neanche se il pesce che ho perso prima è sempre lei o se è un altro, non ne ho idea, però che pesce. Ora sicuramente non sarà contentissima di farsi vedere. La conclusione di una giornata perfetta, grazie a un'esca, a mio avviso, altrettanto perfetta. Guardate che bocca. E questo mi stimola anche, perché pensavo che ci fosse un problema di terminale, perché non mi capita quasi mai di slamare pesci, e invece evidentemente no, questa era allamata perfettamente. Hanno una bocca molto dura, quindi sicuramente l'amo deve perforare bene per riuscire a rimanere allamato, però nient'altro da dire. Ora gli faccio le foto, concludo qui il video, vi invito ad andare sul sito della Monster e acquistare queste palline, ragazzi, perché se prima ve le consigliavo, ora vi obbligo a prenderle, perché sono clamorose. E ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccione a tutti e un abbraccione anche da questa boccona qua. Se ne va.
Che giornata.